Bentornati sul canale Non Apete Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a fare l'aggiornamento della collezione di film horror con le uscite di ottobre di Universal, che devo dire sono davvero gustose, super gustose anzi. Partiamo dalla meno significativa, ma comunque che mi ha sorpreso tra l'altro. Ma con Octavia Spencer, lei è un'attrice che io ho sempre odiato a pelle, ma ora mi ricredo un po'. Lei ha sempre fatto l'attrice caratterista, quindi mai un ruolo da protagonista, quindi mai un'occasione vera e propria di mettersi in mostra come si deve. Ho sentito molti parlare di questo film come un film deludente, in realtà per me è l'esatto contrario. Film che ho visto e che recensirò presto, non so ancora se con un articolo o con un video, è uscito mi sembra solo in DVD, ha dei contenuti speciali e vi farò sapere presto, ma vi aspetto a casa, abbastanza inquietantello. Poi altra uscita veramente molto bella che non ho ancora visto, forse sono rimasto l'ultimo dei Moicani a non aver ancora visto I morti non muoiono di James Jarmusch, con Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Iggy Pop, Selena Gomez, Chloe Sevigny, Danny Glover, Tom Waits. Infatti qua c'è scritto il miglior cast di zombie che si sia mai decomposto. Carina come cosa. Contenuti speciali: Bill Murray, star della caccia allo zombie, non scomponetevi dietro le quinte di Morti non muoiono. Insomma, a me James Jarmusch piace tantissimo, questo è in assoluto il suo primo film horror, lo vedrò appena possibile. Ho già sentito qualcuno che dopo averlo visto ha detto tipo: ah, ma non è horror. Ma non è che se non fa paura allora non è horror. È evidente che questa sia una horror comedy d'autore, dove la componente horrorifica è usata per raccontare una storia sicuramente in cui c'è dell'umorismo. Non è un film pensato per farvi spaventare, ma se non ci arrivate capisco poi che non riusciate ad apprezzare un grande regista come James Jarmusch. Lo guarderò e poi vi farò sapere se merita. Mi piace molto la copertina, i colori, come è impostato il tutto. Tilda Swinton poi in versione samurai è grandiosa. Poi passiamo a due succulentissimi cofanetti che sono veramente strafelice di aver ricevuto, che sono Hitchcock La Collection Black e Hitchcock La Collection White. Allora, la Collection White è secondo me la più horror, perché contiene i due film che io considero più horror di Hitchcock, che sono Psycho e Gli uccelli. Anche perché Gli uccelli è un Echo Vengeance e invece Psycho è un thriller horror slasher alla fine. Diciamo che è il capostipite degli slasher, no? Qualcosa del genere. Poi all'interno troviamo anche Marnie, Il sipario strappato, Topaz, Frenzy, Complotto di famiglia. Ve la apro. Troppo figo. Questa è veramente una roba, ragazzi. Cioè, troppo bella averla, tenerla lì e tramandarla ai propri figli, ai propri nipoti. Tutti devono vedere questi film. Non ho ancora visto la qualità di questi Blu-ray. Molto, molto figo. Molto figo. Poi l'altra collection è meno horror, ma si fa per dire, nel senso che comunque sono tutti film dove la componente ansiogena c'è sempre. Vi faccio un esempio: La finestra sul cortile, film che io adoro, di cui ho anche una pagina Facebook dedicata che si chiama appunto La finestra sul cortile. È un film che genera tantissima ansia, soprattutto in certe scene e in quella finale. Nodo alla gola, L'ombra del dubbio, Sabotatori, L'uomo che sapeva troppo, La congiura degli innocenti, Caccia al ladro, La donna che visse due volte. Sono tutti film che sono un po' sono dei thriller gialli con la componente ansiogena molto potente, perché come voi sapete Alfred Hitchcock è il maestro del cinema ed è il maestro del cinema di paura, cioè che genera ansia e paura. Quindi è lui quello che ha sviluppato le tecniche narrative, i film che più belle, innovative, che vengono usate poi negli ultimi anni nel cinema. È già uscita la recensione di Psycho scritta da Francesco Ceccamea su www.nonapetequestoblog.it, andatela a leggere, è molto molto bella, e faremo sicuramente uscire altre recensioni dei film di Hitchcock. Questo è tutto per quanto riguarda l'aggiornamento della collezione. Per quanto riguarda i prodotti home video che sono usciti in ottobre della Universal, veramente complimenti alla Universal, perché questo mese ha regalato al mondo dei collezionisti l'opportunità di avere tutti questi i film di Hitchcock, che non sono purtroppo tutti i film di Hitchcock, però sono i più significativi sicuramente. Tra l'altro Universal ha anche una collector edition di Hitchcock che
che è qualcosa di meraviglioso, che ha praticamente la scatola alla forma della casa di Psycho e dentro ci sono le cartoline di tutti i film, c'è addirittura il cartoncino Non disturbare del Bates Hotel, tutta una serie di cose molto carine per i collezionisti, e ovviamente dentro ci sono tutti i film rimasterizzati in Blu-ray, super super fighe. Magari vi metto il link in descrizione per comprarla, è molto cara, però del resto è un'edizione veramente superlativa, quindi però almeno la guardate se vi interessa, almeno sapere com'è fatta. Vi lascio il link in descrizione di tutti questi film della Universal, Morti non muoiono, ma e le due collection Black and White di Hitchcock, strepitose. E niente, questo è tutto per l'aggiornamento della collezione. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e lasciate un commento se vi va. Ci vediamo al prossimo video.